Benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi torniamo a chiacchierare. Siamo tantissimi. Siamo tantissimi. È tipo un posto brutto dove diremo cose senza senso, ma siamo in sette, quindi sarà interessante perché ciao. Siamo in tanti. Più ciao. O meno ciao. Senso. Ciao. Allora, come sempre, rispondiamo a domande esistenziali. Come sempre, si parte con una leggera. Quindi siamo in mood. E abbiamo appena finito di registrare il video di Gartifon, che era una follia. Quindi in realtà siamo un pochino troppo divertiti rispetto a questo esatto. video. Ma iniziamo con la domanda a sasso, così passa tutto. Allora, esiste l'anima o è solo una combinazione di fattori del tuo carattere? Prego. Proprio, è tutti zitti. E inizia Marci con quello sguardo. Okay. Vai Marci. No, no, è proprio Marci. Questa volta non per primo, raga. Marci non vuole andare per prima. Sull'aldilà, se esiste un'anima. No, proprio anima vera e propria. Cioè, l'anima, cioè... Dentro al corpo. Dentro di te. C'è qualcosa oltre al cervello, gli organi? Non so se l'avete mai sentito, ma dicono, è una teoria, che quando una persona muore perde. Rilascia tipo uno 0,3 21 grammi, 21 grammi, ecco, esatto. E molti dicono che è l'anima quella. Ci hanno fatto anche un film intero su vero. Questo. Io, secondo me, sì, secondo me esiste, perché credo, o almeno mi piace credere un po' nella reincarnazione. Sono dell'idea okay. che non puoi semplicemente morire... Puff, buio, nero e okay. basta, come quando dormi, no? Come quando non sei nato, ma semplicemente ti reincarni in un modo o nell'altro in qualcos'altro, che sia una persona, okay. un albero, un animale, o un po' questa okay. teoria, un po' okay. ortodossa. Marci, carina. D'accordo sull'anima che esiste? Assolutamente sì. Ok. Cioè, secondo me sì, perché è come dice Kendall, immaginatevi se veramente non ci fosse, che è tutto nero. Secondo me non cioè, voglio credere che ci sia qualcosa. Okay, però sai cosa okay. mi consola da questa cosa? Cioè, se mi dici, è tutto nero, come quando non sei nato. Cioè, tu non ti ricordi prima certo. di nascere che cos'eri, no? Quindi esatto. non ti provoca alcun tipo di sofferenza questa esatto. cosa. Esatto. Che non tu lo poi sai, rinasci tra un miliardo di anni o tra 5 anni, però in quel lasso di tempo è tutto nero, a te non te ne frega niente. Cioè, quindi alla sì. fine, diciamo che questa cosa qua un pochettino allevia. Questa, però non questa so paura. Se vi è mai successo, però a me è successo almeno 4-5 volte, non a tutti è successa questa cosa, che ho vissuto determinate situazioni che mi sembrava vera, ma non quella cosa, sì, l'ho già vissuta, proprio mi sentivo, tipo, guardavo intorno, dicevo, ok, ma lì c'è già questo. Mm-hmm. Ah, quello è il déjà vu. Sì, ma è no, stato un déjà vu estremizzato. Pesante. Estremizzato. Lo sta descrivendo più intenso. Mi ricordo tipo che ero al mare. La vita non sembrava reale. Ti giuro, mi ricordo, ero al mare, ero proprio in acqua con un mio amico e mi giro, vedevo il sole, ok? Lui, c'era il sole in alto, che beccava lui e vedevo lui in penombra praticamente. Qua, prima di rigirarmi ho detto, ok, qui a sinistra c'è un altro nostro amico che sta arrivando con la palla. Mi sono girato e c'era un amico con la palla. Cioè, è stata una cosa okay. fuori di testa. Okay. Mi è successo un paio di volte sta cosa, non so se a voi è successa. Okay. Ho presente la cosa. Ecco qua. No, comunque per me... io non credo esista l'anima, ma è un'alchimia che si combina di tutto. Cioè, tutto quello che c'è dentro il cervello, che però si combina proprio anche al tuo cuore, ai polmoni. Cioè, davvero è un'unione di tutto quanto. Cioè, quindi non è okay. tutto che parte dal cervello, ma c'è davvero anche un'importanza nel cuore e così via. Però non c'è un'anima che va fuori a tutto questo. La cosa che, secondo me, alla seconda domanda in questa cosa è: se domani ti facessero un'operazione dove prendono il tuo cervello e lo mettono su un'altra persona, Madonna, sei oh! tu con la tua coscienza e qualcos'altro o non è nessuno? Cioè, cosa succede? Facciamo finta che siamo in grado allora, di farlo aspetta, e che sopravvivi. Aspetta. Facciamo finta che possiamo fare l'operazione, perché comunque okay. so che in Cina okay. hanno provato a farla e ci stiamo arrivando. Sì, secondo me sì, sì, sì. Quindi in quel caso sei tu o no? Parlando. Quindi se muovi solo il cervello. È quello che dà il cervello. Non quello che ha il cervello morto, ma quello che dà il cervello. Esatto. È come se io, cioè, mi sposto... A me operano e il mio cervello viene messo alla in un fine altro corpo. Sono no, ancora sì, io. Secondo me sei sì. ancora tu. Secondo ma me allora... sei ancora tu, perché il cervello comunque immagazzina delle informazioni. Sì. Quindi esatto. secondo me... ma la coscienza è nell'anima, se credete che esista io l'anima. Io non credo nell'anima. No, io non credo nell'anima. Cioè, ma quindi... l'anima è nel cervello. Allora, per me è più... è complicatissimo, perché non lo so, non c'è una risposta. Io principalmente non credo nell'anima,
perché non credo che ci sia nulla dopo la morte, quindi per forza di cose non deve esistere neanche un'anima. Quindi tu pensi che sia tipo... Sì, esatto, cioè che tu muori, basta e finisce tutto. Mi piacerebbe credere nella reincarnazione, come dice Kendall, però io comunque credo che la morte sia la fine di qualsiasi cosa, quindi di conseguenza non credo neanche nell'anima. Però penso che sia, cioè quello che ci compone sia un insieme non solo di esperienze, ma anche appunto, come diceva Steph, di tutti gli organi che immagazzinano informazioni, quindi probabilmente, poi non lo so, a livello scientifico non so dare risposta, però magari se spostiamo il cervello da un corpo all'altro, probabilmente ci sono ancora delle tue componenti, perché il cervello ricorda però qualcosa. Però non sei completamente tu. Ha una memoria, i muscoli comunque hanno una memoria. Anche gli però organi. Però perché, Steph, dici che non saresti completamente tu? Cioè, perché il cervello è quello che comanda te stesso. Ma tipo, pensa al cuore, ok? E quando, ad esempio, succede una cosa che ti fa agitare, parte dal cervello e va al cuore, ma ogni cuore è diverso, quindi batte ad un ritmo però diverso. E quel ritmo che determina quanto tu entri in ansia, che emozioni provi. Banalmente però credo che sia abitudine quella. Cioè, poi secondo me ti abitui banalmente tipo all'altro al cuore, nuovo dici. Corpo, questa cosa che stai dicendo tu, tipo la tachicardia, no? Non è dettata dal cervello? Non è il cervello che ha quella paura? Sì, però poi va al... Ricordati che però comunque il cuore è un muscolo. E quindi... In quanto tale, come se mi dici il cervello ti dice di alzare una cosa, sì, ma il tuo muscolo è diverso da quello di un altro. Vabbè, ma non è importante, perché quel che fa, quel che definisce una persona non è secondo me il cuore o le malattie, cioè poi ti abitui, ma sono più i ricordi, il modo di pensare. Sì, però magari saresti un po' diverso, capito? Un pochino, sì, in certe cose. Potrebbe. Quello sì, però sì, io sono d'accordo con Kendall, era proprio quello che intendevo anche io. Però quindi Kendall e Marci, pensate che l'anima nel caso è dentro il cervello? Sì. O più come una cosa secondo spirituale. Me sarebbe bello vedere effettivamente questa operazione che stanno facendo in Cina, i risultati reali, perché se siamo così vicini a un risultato è una risposta veramente importante per l'umanità. Cioè, capisci veramente. Però dovrai fidarti della persona che l'ha fatto e nel responso che ti dà quella persona. Però immaginati che quella persona dice che non si ricorda chi è. Cioè, non sa chi è, sarebbe totale come cosa. Sì. Però potresti anche pensare che il danno dell'operazione, perché è difficilissima, quindi è vero. Ci vorrà un po' di tempo. Ci vorrà un bel po' prima di avere delle risposte. Sì. Volete andare avanti o avete altro da dire? Io avrei altro da dire. Vai. Io credo nella vita dopo la morte, credo nella reincarnazione e credo anche che ognuno di noi dentro abbia un'anima, che siamo solamente, diciamo, una sorta di rivestimento, non so come... Un contenitore. Contenitore. Esatto, siamo un contenitore. E credo anche che... cioè, ci sono stati molti casi anche di bambini, che bambini... Tipo, non so se lo sapete, ma sono più vulnerabili alle cose tipo anche paranormali. Sì, sì, sì. Dicono che riescono a vedere, perché hanno una mente più infantile, riescono a vedere tutti i fenomeni paranormali. E ci sono stati casi di molti bambini che si ricordano della vita passata. Che bambino magari queste cose, essendo così piccolo, non le può neanche sapere, però lui di punto in bianco ti viene a dire... Anch'io le ho viste queste cose. Sì. E quindi io ci credo. Però bisogna vedere se sono vere o architettate. A me ha sempre lasciato quel dubbio. Però ci sta, alla fine ognuno può credere sarebbe un po'. Sarebbe bello. Ma guarda, è che comunque è talmente assurdo, nel caso che non c'è nulla e madre natura ha creato qualcosa di così complesso, che a priori dal se esiste qualcosa, se esiste qualcosa, è straordinario. Beh, ma vi faccio in una casi, Vai, stupida, io ci ho pensato nella vita, però... Se Dio esiste, chi ha creato Dio? No, ragazzi, non la finiamo più questa. Esatto, è un altro video. Rifiutiamo la domanda. Io un giorno ci ho parlato con la mia ragazza di sta cosa per 6 ore. Abbiamo parlato di sta cosa. Sì, vabbè, ma anche se non c'è Dio e c'è stato il Bing Bang, come cavolo è partito? Cioè, perché è partito dopo un po'? Dal nulla. Quasi totalmente, tipo, le mie opinioni sono totalmente diverse, tipo, da quello che avete detto, raga, sotto questo punto di vista. Perché? Cioè, io, tipo... Banalmente penso che, cioè, tipo, esiste effettivamente un'entità superiore, però, cioè, non tipo fondata per esempio sulla religione. Io sono convinto, diciamo, ovviamente secondo i miei pensieri, che noi siamo semplicemente tipo è un po' più complottistica, diciamo, come teoria, no? Simulazione. Io mi immagino un po' più tipo il Matrix, che se, cioè, perché figo. Sono, diciamo, mi affido un po' più alla scienza, nel senso che secondo me è molto più probabile
il fatto che magari tipo muori e ti risvegli tipo come se ti togliessero tipo il VR dagli occhi, no? Una cosa del genere. Sì, sì. E ti svegli magari in un letto di un ospedale e ti dicono che tu magari sei, cioè per te magari la vita che hai vissuto è durata 100 anni, tipo 80 anni. E sei nel 4800. Però capì, magari tipo hai vissuto su quel letto tipo per 2 mesi. E questa cosa, cioè tipo, non puoi dire se è vero o falsa. Però, capito? La domanda, pensa una cosa. Allora quel mondo come si è creato? Esatto, stavo dicendo la stessa cosa. Se noi fossimo una simulazione. In quel caso ci sono più simulazioni. Io credo molto tipo sugli alieni, tipo queste cose qua. Io penso che effettivamente ci siano degli quindi esseri secondo secondo te il nostro dio sarebbe colui che comanda la nostra simulazione, ad esempio, sì, no? Colui sì, che fa cadere le cose. Ok. Tipo un game master. Nel mondo ci sono troppe cose inspiegabili che sono state fatte tipo anche in passato, tipo anche molti monumenti, queste cose qua che secondo me l'uomo era impossibile che riusciva a farle, non lo so. Sono molto... state piazzate con una schematica, quindi. Sì, c'era lì con i comandi. Esatto, con i comandi. Però cioè, sì, ho detto una cosa giusta perché c'è il mistero del... ma ci sono tante. Sì, ma ragazzi, le sumeri, queste, anche queste anche domande, le piramidi che sono allineate perfettamente, tipo le porte, cioè... le porte del Duomo di Milano e la galleria di la galleria di Vittorio Emanuele. Io Marco inizialmente esatto, era tua, Marco. No, sentite perché è vero. È interessante per i giganti. Si dice che era pensata per i giganti. Ok. Sì, ma la prossima domanda, andiamo avanti. Quando è stato costruito il Duomo di Milano? Boh, non ho proprio idea. Ma tipo nel 1000. Dai, ragazzi, è documentato. No, c'erano i giganti nel 1800. Però, no, intendo. Ok, però intendo in generale c'è l'idea che certe costruzioni siano state fatte sì, da persone. Sì, sì, l'ho capito. Okay. Molto più grandi. Sì, perché capì che senso hanno delle porte? Il Duomo di vabbè, mediano, ma perché tendenzialmente avevamo sempre il voler raggiungere il cielo, quindi esatto. Di solito era tutta una roba per ma quello. Ma poi quando per le persone ricche si tendevano a fare cose molto maestose. Sì, vabbè, anche lo sto dicendo quello. Che è una teoria che no, approvo. No, vabbè, ci sta, okay. Ci sta. Sta solo dicendo che esiste. No, a me ha fatto ridere che prossima domanda. Milano. Proprio Milano. Allora. In mezzo alle piramidi. Perché l'aspetto fisico è così importante? Ma questa non è esistenziale. No, ma mi piaceva perché secondo magari me... Magari la buttiamo un po' più filosofica. Permette allora, tanto. Secondo me dipende, nel senso... io credo che tipo... cioè, ora non so, poi voglio sentire anche voi, però credo che tipo ormai si sia creato tipo un mega finto perbenismo sul fatto che molte persone dicano che in realtà non sia così quando è palese che sia così, no? Io tipo vi faccio una domanda stupidissima e tipo sulle relazioni, queste cose qua. Fine. Allora, è palese che tipo una persona può essere tipo la più bella del mondo, tipo... cioè, è la persona che ti attrae di più, no? Mm-hmm. Però poi se caratterialmente non ti prende, certo. Non te ne fai nulla. Certo. Il punto però è, la domanda che io mi faccio sempre, cioè tu effettivamente... come fai ad innamorarti di qualcuno a prima... cioè, come fa il tuo cervello a dirti io con questa persona ci voglio provare? Cioè, comunque l'occhio, la prima cosa sempre, sì. Che comunque ti fa dire ok, ti piace questa persona, perché comunque il carattere di una persona non lo conosci quando la vedi per strada per la prima volta, capito? È la chimica dell'attrazione, esatto. Cioè, sei quindi, semplicemente attratto all'aspetto di quindi, quella persona lì. Quindi, secondo me, è importante, però, cioè, secondo me dipende sotto quale punto di vista... per esempio, tipo, ne parlavamo con Marci e Marco tempo fa, tipo il boom che è successo con Dream, che l'hanno mega blastato. Ah, perché, è stato orribile, guarda. È stata bruttissima questa cosa. Secondo me nel nostro mondo è ancora più importante cioè per le persone, perché ci sono, secondo me, tipo, la gente cerca tipo dei canoni di bellezza o robe del genere troppo alti. E non ha senso, perché comunque alla fine non dipende da quello il fatto che magari io possa ridere o meno. Ma perché poi di base la gente vuole seguire persone a cui vogliono aspirare. Esatto. Quindi, ma poi sai cos'è? Secondo me è importante perché, quindi rispondo alla domanda del perché è importante, non se per me lo è, perché tante aziende comunque ci mangiano sopra. Esatto. Le grandi aziende della moda, ragazzi, continuano a mettere modelle magrissime. Adesso un pochettino sta cambiando, ma per lo sta più lo sappiamo. Però poco. Poco. Però sta cambiando un po' per ipocrisia. Non sta cambiando. Vabbè, però giusto. L'importante è che cambi, vabbè, secondo me. L'ipocrisia comunque... è proprio umana, non tanto dell'azienda. Esatto. Cioè, però esatto, c'è tanto. È un flow che segue l'ipocrisia del mondo. Secondo me, tante aziende che ci marciano sopra e quindi
capito, fanno in modo che per le persone sia importante l'aspetto fisico, perché accendi la TV e ti bombardano che esatto. devi essere in un modo, che una cosa non ti sta perché, bene se non sì. hai un certo però, fisico, quindi io lo vedo. Torniamo sempre al stesso solito discorso: quando il mondo cercherà di non esatto. sviluppare il mercato su una dipendenza o un problema di una persona, cambieranno Bravo. Molte cose. Esatto, è quello basic. Che volevo dire. Perfetto. Però questa situazione dell'aspetto fisico si è aggravata con l'internet, sì. sicuramente. Sì, anche secondo me. Non, sì. Prima non era. Mm, ma no, pensa al mondo no. della TV dagli anni 70 era al 2000. Sì, esatto. però... No, però si è un po' aggravata adesso, ragazzi. Esatto, io okay. con Carli. Molto su, era un sì, po' anch'io. Più in casa. Vabbè, però secondo me perché non avevamo il tempo di pensare così tanto a qualcosa di futile. Cioè, fino ad ora non potevamo sopravvivere così tanto... E quindi non c'era lo spazio di dire mi cerco anche la persona bella. Cioè comunque ad esempio nell'Ottocento qual era l'età media? 30 anni, cioè si moriva comunque molto molto giovani. Cioè... E poi diciamo che c'erano anche i matrimoni combinati una volta. Sì, quindi non... effettivamente sì. un po'. Esatto, sì. ti buttavano in un matrimonio, non stavi neanche a scegliere una persona. Credo che attualmente stiamo vivendo gli anni delle scelte, cioè gli anni della libertà sì, di scelta. Sì, è vero. Sì. E che conseguenza... ci danno tutte le difficoltà. Non solo a livello di persone che possono scegliere, ma proprio di stile di vita. Cioè abbiamo sì. così tante possibilità di scegliere quella cosa che ci piace e così tante scelte, paradossalmente, che possiamo aspirare ad essere qualunque tipo di roba. Però questa roba qua può confondere le persone. Esatto. Bravo. La troppa libertà. E questa troppa libertà confonde un sacco. Sì. Esatto. Quindi magari un giorno una persona sveglia e vuole essere una cosa e segue quel mood per mesi e poi scopre che in realtà non lo vuole essere e quindi si sente persa. Sì. Solo che poi il tempo passa e ti perdi. Anch'io, d'accordissimo. È vero, sì, sì, è sì. giusto. Comunque, secondo me la bellezza... Alla fine, per quanto potremmo dire sempre che non è importante, secondo me è importante. Sì, sono d'accordo. Dobbiamo però... però non... dipende dal campo. Ma cioè, per esempio, no, a me in un amico non mi interessa nulla se esatto. è bellissimo o no. Certo, cioè, non, però nella persona con cui stai, secondo me è giusto sì. ammettere che un po' di importanza ce l'ha. Poi, ma per quanto mi riguarda, il legame dura. Aspetta, con chi stai a livello di relazione? A livello di relazione, sì, sì. Ok, sì, relazione sicuramente sì. All'inizio è molto, molto importante. Però in quasi tutto il resto... Io non ci ho mai dato questa importanza. È futile, cioè, tipo, nel seguire il mio attore preferito, o il mio youtuber preferito, certo. o a scegliere dei nuovi amici, non le guardo totalmente queste cose. Addirittura mi sono accorto di recente di alcuni dettagli in alcuni miei amici che non avevo mai visto. Un amico nostro c'ha tipo sempre degli anelli, no? Non me ne ero mai accorto perché io non guardo nel dettaglio la persona sì, sì, sì. perché non mi interessa. Però lo sai, lo sviluppo della sega mentale sull'aspetto nasce proprio dal cercare la persona con cui stai. Sì. E quindi quando c'è una persona che si sente brutta, inizia a sviluppare sempre di più questo senso di, diciamo, quasi fallimento, proprio perché si sente non sufficientemente bello. E non riuscendo a trovare la persona a conquistare, non trova la pace in tutto il resto. Cioè non pensa, vabbè, ma almeno l'amicizia, lavoro. Esatto, cioè, è una mancanza che diventa assolutismo. Okay. C'è gente, capito? Che lo vivi proprio come se fosse tutto. Perde la vita. Sì, esatto. No, poi il problema, ragazzi, il problema di questo discorso in realtà non è solo sociale, ma più che altro è anche, come cavolo si chiama? Quando la persona non ha la percezione di se stesso. Quello è ancora peggio, secondo me, perché ci sono persone... che fanno proprio fatica a percepire anche magari dei punti di forza nella propria bellezza. Sì, perché sicurezza. Vedono un sacco secondo di sicurezza. Non è che non è solo una questione... qualcosa, sì. È proprio una... Però secondo me non è solo una questione di i propri punti di bellezza, ma è anche di capire che ognuno può trovare il proprio stile e il proprio look, che è una cosa che soprattutto esatto. a 14-15 anni soffriamo perché cerchiamo tutti di farci la stampino e copia e incolla. Sì. E invece in quel momento tu devi capire, non sono il fotomodello, va bene, amen, però se trovo il mio stile, trovo il mio look, comunque posso divento nella media. Esatto. E alla fine l'importante è stare nella media, perché poi allora, ragazzi una relazione va avanti di tutt'altro, non di bellezza. Però c'è anche da aprire tipo un discorso che durerebbe una vita, perché con l'esempio che hai fatto tu ci sta, però per esempio io, no, che magari ho uno stile un po' particolare magari rispetto alle persone normali,
cioè rispetto alle persone che si vestono, diciamo, in modo più casual, diciamo, molti fan, per esempio, mi scrivono che vorrebbero magari vestirsi come me, però magari sono piccoli, hanno paura del bullismo a scuola e tutte queste cose qua, certo. Perché essendo che magari vestendosi in quel modo si vanno a distaccare completamente dalla massa, automaticamente botto, poi sì. Certo. Li vanno a distruggere, capito? Quindi pure lì, secondo me, c'è una difficoltà pure nel riuscire ad esprimere se stessi. Sì, ecco. Quando sei molto giovane è davvero un casino. Mm-hmm. Perché poi ti pesa anche di più stare in una classe con tutti che ti rompono le scatole, mentre invece da adulto, cioè tu ti vesti così, ti fai i cavoli tuoi, cioè in casa tua chi è che ti viene a rompere le scatole per come sei vestito, quindi sei tranquillo. Però infatti una delle cose che ha più fascino nel mondo è la persona sicura di sé. Sì, sì. A prescindere poi dalla bellezza oggettiva, oggettiva, perché poi c'è anche quella soggettiva, ovviamente. Andiamo alla prossima. Sì, vai. Next. Allora, come possiamo sapere se facciamo la cosa giusta? Beh, guarda. Questa è una domanda. Secondo me, sai che cos'è? Sei spronato. No, è come quei videogiochi trial and error. Cioè, nettamente così. No, allora. Non voglio andare a nominare colui che è estremo del 1940, ok? Però ci siamo capiti. Cioè, io posso pensare che la mia visione del mondo sia giusta rispetto a quella degli altri. E pensate, usiamo il cristianesimo, che è molto più lontano e quindi ci tocca a tutti meno. E le crociate sono partite dal fatto che davvero le persone credevano che credere nel cristianesimo fosse la salvezza. Cioè, era fatto con un concetto di bene che poi è andato nel peggior male possibile, ok? E lì il punto, cioè, dove sta il giusto, dove sta sbagliato? Sì, come perché... facciamo a sapere che quello che stiamo facendo adesso è giusto? Magari Per te è giusto, sono matti questi? Per te è giusto, per gli altri non lo è. Quindi magari per te la strada che stai intraprendendo è giusta, però magari Kendall dice, cavolo, però Steph sta facendo una cosa sbagliata. Quindi è però soggettiva. È soggettiva, secondo me, sta cosa. Però secondo però, ragazzi, me... occhio al soggettivo, perché infatti... quando tu fai qualcosa va oltre il soggettivo. Cioè, quando Mark Zuckerberg ha creato Facebook è andato oltre il soggettivo, perché poi ha toccato una società intera, il mondo intero. Quindi la sua visione, in un modo o nell'altro, ha toccato tutti, non solo se stesso. Quindi... ma come fai a sapere che è giusto? Appunto, non è infatti, non lo sai. Cioè, come non puoi sapere se è giusto? Per alcuni non lo è. Io allora dicevo trial and error perché l'avevo pensata più le scelte che fai più semplici. Tu hai ampliato un bel po' più il discorso, quindi lì è un po' più complicato. Quello. Esatto. Quello più complicato. Le semplici non le vogliamo qua. Secondo me la verità assoluta non esiste, ragazzi, perché comunque ci sarà qualcuno. Ma invece allora, io penso che dei beni assoluti ci siano, ragazzi. Esatto, però secondo me quello che penso è che, aspetta, in un contesto più ampio puoi definire sbagliata una tua azione che va a ledere comunque la libertà di un altro, o comunque lo vai anche a danneggiare fisicamente. Cioè un'azione che danneggia comunque o la libertà di un'altra persona o comunque fisicamente proprio, quindi un'aggressione, metti. Quello secondo me lo puoi considerare sbagliato. A però, prescindere, quando a prescindere. È scelta... Adesso lo consideriamo sbagliato. Mille anni fa l'omicidio non era considerato sbagliato. No, infatti. Ce ne fregavano, lo facevi. Sì, infatti i valori e l'etica cambiano nel tempo. Vabbè, cambiano anche perché ci evolviamo, quindi diventiamo essere anche un po' più intelligenti, che riconosciamo anche dei diritti. Oggi riconosciamo il diritto alla vita. Nel 1800 magari uno ti rubava, non lo so, un pezzo di pane e tu gli tagliavi le mani ed era giusto così, capito? Quindi io vorrei dire una cosa, correggo solo su quello che ha detto Steph, sul fatto che ci sono delle cose che sono delle verità assolute. Cioè, effettivamente è vero, ci sono delle cose, però secondo me sono sempre ridotte rispetto alla scelta che tu fai nella tua vita. Ci sarà sempre qualcuno che dice che stai facendo una cagata. Esatto, infatti sono d'accordo. Cioè, secondo me è più che altro è una cosa soggettiva. Non è più, secondo me, quello che fai, ma piuttosto come lo fai. Cioè, banalmente, secondo me, tipo faccio un esempio stupidissimo, no? Una mamma può rimproverare un figlio, però se lo pesta di mazzate è normale che sta sbagliando, certo. Ma se glielo fa capire, secondo me lo sta facendo in modo giusto. Quindi, secondo me, non è più appunto una questione di verità assolute, ma è il modo in cui prendi certe decisioni, perché poi è una cosa che è dentro la tua testa, capito? Cioè, io posso litigare con una persona e magari mi trovo tutti contro, però magari tra 5 anni, per esempio, questa decisione mi ha cambiato la vita, per esempio, no? Quindi, secondo me, appunto, è una cosa soggettiva. Beh, però non è... per me l'importante è che poi non vai a...
Però vedete, ma così state già dicendo che una verità assoluta c'è, ovvero che se fai un'azione che fa del male a qualcun altro è un'azione sbagliata a priori. Quella a priori, sì. E quindi questa è una verità secondo assoluta. Me, allora, secondo me ognuno vive in pensiero comune. Nel senso che la maggioranza delle persone ritiene quella cosa sbagliata e allora probabilmente è veramente sbagliata. Ci facciamo condizionare molto. Però Ale, in quel altri. Caso la schiavitù era vista giusta dal 95% delle sì, dipende, persone. Secondo me. Capito? Io non uso la massa. Le cose cambiano. È quello il però punto. In quel periodo lì era visto come... Pensa che se io adesso decido che voglio fare delle cose che proprio l'unico scopo che hanno è far soffrire gli altri. Per me quello è assurdo. Cioè possiamo dire in modo assoluto che sono delle azioni sbagliate. Perché certo. Non serve allora, a però, nulla la però sofferenza. Sai cos'è? Secondo me senza scopo. In quel caso, cioè, ricollegandomi al discorso che ho fatto prima, io che è una cosa soggettiva, sono sbagliate per gli altri, però se tu sei una persona che comunque tiri dritto per la tua strada e non ascolti nessuno, magari per la tua testa far soffrire le persone è una cosa che secondo te deve essere così, capito? Però in quel caso stai sbagliando, perché... Sì. Capito? E quindi dico, quello potrebbe essere un giudizio assoluto, cioè il bene okay, e il male sì, nell'ambito sì, del... Sì. Far qualcosa che fa bene, far qualcosa che fa male. Cioè la cattiveria pura, che ad esempio è quella che capita, ad esempio quando entri in uno stato di gelosia assoluta e inizi a pensare che dato che la tua vita fa schifo, allora deve far schifo anche la vita degli altri. Quella roba lì, quella secondo me non ha nulla sì, di ma giusto. Ma quella a prescindere è sbagliato perché comunque non porta di buono esatto. Niente a te, neanche agli altri. E quindi possiamo sì, dire che quantomeno... Qualche verità assoluta c'è, sì. Certo, sì. Sì tutto sì. Il resto diventa soggettivo, secondo esatto, me. Esatto, esatto, anche secondo una me. Una roba del genere. Per me, tornando alla domanda iniziale, da dove tutto è nato, per me una persona fa una cosa giusta quando è felice di quello che fa e non bravo, va a intaccare esatto. La sicurezza tua o degli altri. Sì, sì, sì. Ci sta. Sì, ci sta. Poi, secondo me, può essere molto più complesso. Vabbè, ma è tutto più Dio. Complesso. Perché cioè, pensate, sì. Capito? Però questo... generalmente... Esatto. Perché, questo, prendiamo tipo magari una modella, ok? Oppure prendiamo Chiara Ferragni, ok? Che ciao, Chiara. Non intacca, ciao. Non intacca nessuno, però... Ed è felice di fare quello che fa. Però magari indirettamente quello che lei fa crea... un senso di inferiorità gigantesco negli altri, che per carità è colpa di quelle persone che guardando Chiara Ferragni si sentono inferiori, è un deficit delle persone che stanno guardando Chiara Ferragni, però comunque la sua azione, che non è un male oggettivo verso gli altri, comunque porta più oggi più risentimento che sentimenti positivi. Però non è voluto. No, in infatti caso, non c'è l'intenzione cattiva. A un certo esatto. Punto però ragazzi perché... Però non c'è l'intenzione cattiva. No, però c'è me. L'intenzione di prevalere. Nel senso, questa è una cosa di Instagram. Può cioè, ho il cavolo di appuntamento. Ok. Elimino tutta la sbatta. Elimino tutti i difetti. Elimino qualunque cosa e ritraggo quell'angolo di perfezione. Ma quello è Instagram, non è lei No, è, certo, è tutto certo Instagram. Però lei è il maggiore è esponente che abbiamo però in Italia. Io ci vedo anche della ricerca nell'ispirare anche le persone, cioè non ci vedo solo quel invidia. Lato, cioè non ci vedo solo quella roba di cercare di provocare invidia nelle persone. Ok, cioè, secondo me c'è gente che veramente vuole ispirare qualcuno a fare quello di più, dimostrando. Sì, però secondo me quello che dice Steph è giusto. Sì, sì, ma no, non no. Più che altro per colpa di Chiara, ad esempio, nel suo caso, ma per colpa proprio, secondo me, del sistema dei social esatto. In generale. Sì, per il sì, semplice sì, fatto sì. Che la gente è abituata a, per esempio, che ogni giorno io mi sveglio la mattina, per esempio, io persona non io Xiao, ma io persona media comune, mi sveglio la mattina, guardo il telefono, so che devo andare a lavorare per 20 ore al giorno, fare un lavoro che non mi piace, apro Instagram e vedo tutti con le Lamborghini, con i vestiti da 2 milioni esatto. Di euro e inizio a rosicare dietro alla gente, sì, capito? Sì, sì, quindi sì. Secondo me è più una questione delle persone, non tanto però cioè, secondo me puoi vedere del marcio in qualsiasi cosa così. Esatto, sì, puoi cioè, fare un sì, esempio sì, tutto. Sì. Però no, Ale no, pensa a questa cosa perché cosa. Io e Veronica è una scelta che è molto vicina al nostro carattere, ma che comunque poi abbiamo preso. E noi in questo momento potremmo tranquillamente vestirci completamente di lusso, con qualunque capo possibile e immaginabile. Ci prendiamo un fotografo e iniziamo a trasmettere al nostro pubblico che siamo famosi e fighi perché abbiamo tutto super di lusso e le foto sono super fighe, ok? E il valore che trasmetterò al mio pubblico è: tu puoi diventare me solo se hai quella roba, ok? Il fatto che noi non facciamo quel passaggio
come tanti altri, come tante altre persone famose. La differenza è che di base, se seguo una persona che sa di essere responsabile di influenzare le persone con quello che fa e fa delle cose con coscienza, lì mi ispira. Se invece seguo una persona che di base non mi dà questa impressione di essere responsabile di quello che trasmette, non mi può ispirare. È una questione di ego proprio, secondo me. Cioè, no, io la vivo così, cioè io capito, tipo mi vesto super figo e ti faccio le foto e allora tu mi verrai a dire che io sono figo e quindi io mi carico, ok? Però ti sto schiacciando allo stesso tempo. Però la moda è così, Chiara Ferragni ha incentrato tutto il suo brand in questo. Ma infatti, Ale, quando tu vai a scuola, cosa succede? Che vieni preso in giro perché non hai capi di abbigliamento super fighi. Esatto. E io è quella parte che non mi piace. Io l'ho subito tantissimo perché vengo da famiglia abbastanza povera, quindi spesso mi capitava anche di avere vestiti usati dei cugini, cioè lo dico senza vergogna oggi, ma ammetto che comunque nel periodo scolastico mi ha fatto soffrire tanto, ci rimanevo male. Personaggi quindi però io, super famosi, esatto, che vestivano oggi, con cose da 10 euro, sarebbe stato utile, sì, per dire, per quello non io devo oggi, per forza essere così. Comunque mi metto proprio un tetto nelle cose che compro perché voglio trasmettere un valore diverso a chi mi guarda, però, ma è scelta mia personale cosa? Perché l'ho subito molto. Secondo me ci sarebbe stato altro, cioè se non fossero stati vestiti ci sarebbe anche stato secondo me. Sì, però essendo che ma mi anche tocca... quando avevi il Game Boy, esatto, l'ultimo... sì, però a me questa cosa tocca molto emotivamente, quindi non voglio essere, non voglio proprio diventare la persona, capito? Non voglio diventare come quelli che mi prendevano in giro a scuola, quindi dare quel tipo di ah guarda che figo che sono io perché mi vesto così, cioè non voglio essere come quelle persone, ma io l'ho sempre detto, è una scelta mia personale, ognuno poi fa le sue decisioni nella vita, ci mancherebbe altro. Se tipo tu fai questa roba qui che nel tempo poi ti fai la foto tutto vestito bene e tutto quanto, però nel tempo con umiltà hai dimostrato come sei cresciuto anche mentalmente, sì, come è cresciuto il tuo percorso. Ma dimmi quanti reale. Profili Instagram ti vengono in mente così. Esatto. Faccio un esempio stupido. Vai. Faccio un esempio stupidissimo. Per esempio, io seguo tantissimo Hamilton, il pilota. È un esempio. Lui è letteralmente un esempio perché lui è partito letteralmente da una famiglia a terra, poverissima, solo col padre, e faceva tre lavori per mantenere il figlio che girava sui kart. Ok. Sì. E dormivano sullo stesso divano, era proprio un esempio completo di zero assoluto. Partire da quello e diventare probabilmente il pilota più forte della storia della Formula 1, ma pieno di soldi adesso, pieno di soldi, pieno di macchine, pieno di tutto quanto, però lui dimostra sempre perennemente un livello di umiltà gigante tutto quanto quello che fa, non solo con beneficenza, però anche trasmettendo il messaggio giusto al pubblico. Infatti quando per esempio ha vinto il settimo mondiale nel team radio durante tutto quanto, la prima cosa che ha detto è: questa cosa qui è per tutti quanti i ragazzini là fuori che ci stanno provando non avendo nulla, perché io ce l'ho fatta. Infatti secondo me, collegandoci poi a quello che ha detto Steph, proprio per questo è una questione di ego. Cioè secondo me banalmente tu puoi avere tutte le macchine, i soldi e le cose che vuoi, però se comunque fai capire alle persone che in un certo senso ti fai vedere, magari che ti vesti in un certo modo, che hai certe cose, più che altro per una questione di rivalsa, per far vedere alle persone io ce l'ho fatta, ci potete riuscire anche voi. Okay. Secondo me quello è farlo in modo sano. Se tu invece lo fai, che magari pure che sei partito che c'avevi soldi, quello secondo me non c'entra niente, cioè essere poveri già dall'inizio, essere ricchi sì, magari ti può dare una mano, però secondo me è proprio un discorso di come ti poni alle persone. Cioè se io banalmente nei miei video o nelle mie foto, io per esempio che sono fissato, no, con gli vestiti che costano tanto, cioè fossi uno che sta lì sempre a dire oh raga guardate che bella sta cosa, voi non ce la potete mai, cioè non l'avrete mai perché costa 2000 euro, non ve la potete permettere, cioè in quel caso secondo me li fai sentire inferiori ed è sbagliato. E quindi ricollegandomi al discorso Chiara Ferragni, secondo me dipende come la vivi, perché nel senso se io oggi apro Instagram, cioè nonostante comunque noi che facciamo questo lavoro si può dire che economicamente stiamo discretamente bene, ci stiamo bene, ci sono persone che sono il quadruplo più ricchi di noi, però vedendo loro, cioè io non dico ma do, io sto rosicando pure io le vorrei ste cose, io dico cioè devo fare meglio il mio lavoro per cercare di essere comunque
diciamo sempre una scala più avanti, più sopra, capito? Cioè, secondo me dipende, se la vivi rosicando, sbagli. È questo sei il problema. Sei grato di quello, quindi, che hai. Esatto, quindi quello che ha detto Marco, secondo me, è giusto all'inizio. Cioè, secondo me è un discorso di che tu devi essere ispirato da queste cose. Cioè, se un mio amico ce la fa nella vita, io non gli rosico dietro. Piuttosto anzi, gli serve da benzina per arrivare esatto, al suo livello. Però, ragazzi, secondo me perché ha un limite, nel senso che il limite lo trovi anche, ad esempio, appunto nella bellezza delle persone. Cioè, non posso essere ispirato se vedo Chiara Ferragni rispetto a me, perché per quanto io potrò lavorare duro... Ognuno ha, ha le proprie qualità. Ha un modello di aspirazione. Però capito che se tu oggi apri Instagram, tu apri TikTok e così via, sono tutti super belli, sono tutti super fighi. Sì, quella roba lì ti va proprio a schiacciare, secondo me. Cioè ti va a dire, vabbè, quello, no, quello è vero. Grazie, arrivederci, io non sono dello stesso livello, allora non posso far nulla. Ecco, per me probabilmente la cosa che è sbagliata è l'assolutismo che oggi vediamo. Cioè, c'è solo... che non è solo quello, però è talmente di più che ti dà la sensazione che c'è solo quel modo di vivere. Se invece ci fosse anche altro, sarebbe un po' più equilibrato. Sì, dà veramente poca visione ai ragazzi di... puoi essere qualcos'altro, puoi fare qualcos'altro. Questo lo vedo poco. Beh, vabbè, noi in realtà siamo un buon esempio per questo, però. Ma YouTube, YouTube in generale, secondo me YouTube in generale, ragazzi. Cioè, se ci pensate, i Me Contro Te non sono belli, sono persone normali. Lion è una persona normale. Vabbè, ma io e Veronica mi reputo persone normali. No, io non penso di essere una persona bella, penso di essere una persona normale. Nella top 10 a me non viene in mente uno che dici, poi, questo è proprio bello. Ragazzi, che qui magari vuole un insulto, intendiamo belli quelli proprio esageratamente. Beh, dai, ragazzi, model di Tommy Hilfiger, esatto, cioè, esatto, proprio parliamo di top model che oggettivamente sono belli praticamente per tutti. Vogliamo giusto dire che su YouTube le persone che stanno al top sono persone normali. C'è più meritocrazia, non è solo perché sei bello. Quindi non è questione di bello o brutto, che dico, ah, quello è bello, quello è brutto. Non siamo stati build-ed da un'agenzia negli anni. Esatto, siamo tutte persone normali. Cioè una persona che puoi letteralmente avere come vicino di casa, siamo tutti normalissimi. Anche tu puoi diventare il prossimo. Eccolo qua. Anche tu diventare uno YouTuber di successo. È un contest. Oh, però per dire, diciamo su YouTube c'è molto meno questa cosa. Ah, sono tutto bellissimo, tutto ben vestito, eccetera, eccetera. Diciamo che io da persona che sono stata anche... come immagino tutti, fan di youtuber, che pensi lo youtuber, chissà cosa fa nella vita, deve essere, farà tantissime cose. Sì, però siamo persone normali alla fine. Esatto. Siamo persone comunissime che ti portano anche i biscotti alla porta. Esatto. Che poi lo sono tutti, anche quelli su Instagram, ma c'è meno la percezione. Esatto, secondo me qui ma lì è più una questione, secondo me, anche di comunicazione. Perché comunque noi nei video, essendo lunghi, cioè possiamo esprimere al massimo esattamente quello che vogliamo. Però sai, che ti di prendere e far vedere una volta che c'hai la casa sporca e disordinata e non c'è sbatta di sistemare su Instagram? Che magari hai brufoli in faccia, capito? Cioè, e se fai la foto perché che hai brufoli in faccia è solo per fare il messaggio delle sei belle a priori? Anche loro, cioè dopo un po', secondo me, dipende come inizi. Cioè, se inizi che già devi essere l'essere perfetto, secondo me poi diventi tipo schiavo del sistema che si è arrivato a creare, capito? Arrivi a photoshopparti quando sei comunque bellissima, cioè c'è tutto un loop. Però questa cosa si ricollega a quello che diceva Kendall prima. Cioè, la gente troverà sempre il marcio nelle cose. No, perché tu metti la foto della stanza sporca... Cioè, dai il messaggio che è giusto, allora... Cioè, non che per quella volta, nel senso, sì, comunque è vero, raga, anche la roba di gruppo... ragazzi, è complicato. È davvero complicato. L'internet che ha un posto cattivo deve sempre trovare il cattivo in una persona. È sempre così. Che poi, di conseguenza, è l'essere umano, perché l'internet è fatto di esseri umani, comunque. Dobbiamo trasferirci su Marte. Sì, ma se ci trasferiamo, poi ci sono umani lo stesso. Non risolveremo mai. Il prossimo domande bisognerà dire: andreste in un altro pianeta e perché? Beh, ce n'era una sull'umanità, magari. Ma non la facciamo perché siamo lunghi. No, infatti, siamo lunghi. Ce la fermiamo così. Bello? Bello, dai, interessante. Bella. Aspetta. Avete lo stesso. Aspetta. Io non ho nulla. Ci fermiamo. Ufficio. Speriamo che vi sia piaciuta la chiacchierata e ci vediamo nel prossimo video. Ciao. Ciao. Aspetta. Ciao a tutti.